2010 per CPR è stata un'annata, direi, ottima, oserei dire eccezionale, anche grazie ad una componente straordinaria che ha inciso per 2,5 milioni di euro. Il bilancio si è chiuso in utile per 7 milioni e 500 mila, di cui 4 e mezzo sono stati ristornati ai nostri soci. Noi siamo una struttura cooperativa, quindi vogliamo costare poco e vogliamo ristornare. 2,2 milioni sono stati messi a riserva indivisibile e abbiamo remunerato il capitale sociale al 4%, quindi sono sicuramente risultati molto lusinghieri. Dunque, in questi anni CPR è cresciuta costantemente. Oggi associati a CPR ci sono 996 imprese, che sono per la gran parte, circa oltre 900, sono imprese di produzione, sono commercianti privati, cooperative, anche semplici aziende agricole, che sono fornitori dei nostri soci distributori. Noi abbiamo una decina di imprese, di insegne, le più importanti sono Coop, Conad, PAM e Bennett, che aderiscono al sistema CPR, e in più abbiamo altri soci di filiera come autotrasportatori, stampatori, eccetera. Beh, noi siamo un sistema che costiamo poco, questo è il nostro obiettivo principale. Le nostre tariffe sono mediamente il 50% più basse rispetto a quelle della concorrenza. Questo è stato il motivo per cui abbiamo avuto uno sviluppo pressoché tortuoso, insomma, nel senso che siamo arrivati in 10 anni, in 11 anni, da 1 milione di movimenti di cassette a 113 milioni di movimenti. Certo. Noi vogliamo svilupparci nelle altre filiere dell'agroalimentare, perché ormai nell'ortofrutta sostanzialmente il nostro trend di crescita non sarebbe più possibile. Questo sistema degli imballi sponde battibili si può andare bene, con dovute modifiche però come concetto, sia per quanto riguarda le carni, i salumi, i formaggi, e quindi questa sarà la nuova frontiera. Ma noi siamo orgogliosi che in questi anni abbiamo 15 milioni di euro di capitale sociale e 12 milioni virgola qualcosa di riserve. Un'azienda del nostro livello, che fatturiamo circa 45 milioni di euro con un patrimonio netto di 27 milioni, è certamente un elemento di grande tranquillità, prima di tutto per i soci, ma in generale per tutti.